made me older since the last time that I've saw your pretty face. Ci siamo incontrati la prima volta su quell'isola. A thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate. Non voleva che partissi per il grande tempio, per combattere la mia prima grande battaglia. Perché? Sei riuscito a togliermi la maschera. Come posso impedirti di andare adesso? Nemes. Non andare. Non preoccuparti per me. Presto ritornerò. A Nemes. Tisifone, come sta Pegasus? Le condizioni non migliorano. E i medici non possono fare nulla. Dicono che già è un miracolo il fatto che sia vivo. E di Nemes hai saputo qualcosa? Mi dispiace, ancora niente. Ma stai tranquillo, deve essere sicuramente viva. Speriamo. Ciao ragazzi, prego accomodatevi. Le Arebenan hanno fatto il possibile per cercarla. Siamo arrivati fino in Etiopia, il suo luogo di nascita. Ma non l'abbiamo trovata. Ma dove sarà? Non disperare, Andromeda. Ricordo quando ce l'affidasti prima di partire per il Grande Tempio. La portammo all'ospedale e le sue condizioni erano migliorate molto velocemente. Siamo tornati a vedere come stava, ma era già partita, lasciandoci un biglietto dove ci ringraziava. In quest'ultimo periodo sei sempre stato via per combattere, senza un attimo di pausa, e non siamo riusciti a contattarti per dirti che stava bene. Lo so, e vi sono grato per questo. Tuttavia la colpa non è né mia né vostra, ma dei malvagi che ci hanno impedito di vivere una vita normale. Ti terremo aggiornato. A presto. Grazie. Riedificherò le città distrutte e riporterò la pace sull'isola con l'aiuto di Nemes e della mia gente. Nemes. Ehi! Hey! Per me 4. 3 secondi. Tieni. Grazie. Figurati. Ciao. Ciao. Quanto ci ho messo? 10. 10. Pronto, qui all'aeroporto. Sì, mi dica. È appena arrivata la ragazza che state cercando. Arriviamo subito. Lea, avverti Andromeda. Andromeda, Nemes è all'aeroporto. Davvero? Ci vediamo lì. Avevi fatto? È una lunga storia. Scusate per essere andata via così, ma volevo seguire Andromeda. Dovevo addestrarmi per migliorare. Raccontaci, tanto dobbiamo aspettarlo. No. Per adesso non voglio vederlo. Non è più venuto a cercarmi e non mi ha mai dato sue notizie. Ma Nemes, Andromeda è stato impegnato a combattere per il bene dell'umanità. Non ha abbandonato il campo di battaglia per anni. Scusatemi, è la lontananza. Ho sofferto molto e mi è mancato tantissimo. Anche tu devi essergli mancata molto. Da quando è ritornato non fa altro che parlare di te e ci ha chiesto di cercarti. Non posso essere egoista, ma non posso nemmeno farmi trovare così.
Possiamo andare alla tenuta della Fondazione Tull. D'accordo, grazie. Nemes, aspettami. Sto arrivando. Se chiudo gli occhi per un attimo, vedo chi... Andromeda non risponde. Ehi, ma che cosa? Che succede, Shadir? Non lo so. Eppure prima di andare all'aeroporto ho fatto il pieno. Chi è quello? Chi sei? Toglietevi voi altri. Mi interessa solo la ragazza. Nemes, tu resta qui. Lo sistemiamo noi. Siete finiti. Ma chi ti credi di essere? Cosa vorresti fare con quel ferro arrugginito? Ci siamo anche noi! Perfetto, tre soldatini di latta, che paura! Taci, combatti! Onda d'energia! Uragano d'acciaio! Il mio turno. Ragazzi, dove siete? Colpiscimi. Sono qui. Oh no, Lear! Tu fatti da parte, ragazzino! Lascialo stare! Devi permettertelo. Ma dov'è? Sogni d'oro, bella addormentata. E ora facciamo in modo che Andromeda capisca dove siamo. Capisco il suo cosmo. Si sta affievolendo. Deve essere in pericolo. Non pensare a noi! Nemes ha bisogno di te! Vai! Corri! No, Andromeda, è una trappola! Eccoti qui, finalmente! Adesso me la pagherai! Non così in fretta! Avrai una fine lenta! Ma perché? Perché fai questo? Chi sei? Ricordi la leggenda di Scilla e Cariddi? Ebbene, tu, Andromeda, avevi ucciso mio fratello Kira, cavaliere di Scilla. Io invece sono Raik, cavaliere di Cariddi, e sono qui per vendicarlo. È morto in un combattimento. Lui era con Nettuno. Avevano piani maligni. Taci! Non mi interessano le tue spiegazioni. Ora la pagherai. No, non puoi morire ora. Prima devi vedere la tua cara amichetta soffrire. La ucciderò e poi ucciderò te. E vi ritroverete felici e contenti all'altro mondo. Lasciala andare immediatamente e prenditela con me. Tanto, fra poco vi ucciderò entrambi. Ciao!
catena di difesa! No, Nemes! Coraggio, stringi la presa! Così ucciderai anche lei! Bravo! Come hai fatto con mio fratello? Continua! Stermina la famiglia! Va via! E non tornare mai più! Io non sono un assassino! Tuo fratello mi ha costretto ad ucciderlo! Altrimenti lui avrebbe ucciso me! Dovevo salvare il mondo dalla sua perfida follia! Andiamo! No! No! Perché? Ci siamo ripresi! Ma Nemes come sta? Sta bene. Ho già visto questa scena. O sbaglio? Bravo, fratellino. Sei diventato un uomo. Mi dispiace di non esserti stato accanto in questo periodo, ma c'era bisogno del mio aiuto e non potevo sottrarmi. Ti capisco. Gli altri cavalieri mi hanno spiegato. Mi sei mancato. Anche tu mi sei mancata. Ma racconta, che cosa hai fatto in questi anni in cui non ci siamo visti? Mi sono allenata. Volevo poterti stare accanto. È stato Aldebaran il mio maestro. Per un attimo avevo tenuto testa anche a quel cavaliere malvagio. Prima che ti rapisse? Diciamo di sì. Poi che è accaduto? Intendo dopo l'addestramento. Quando avevo ormai concluso l'allenamento, mi sono recata all'isola di Andromeda. A riflettere. A ripensare ai nostri felici giorni dell'addestramento. Prima che gli altri cavalieri, traditori, uccidessero i nostri compagni e dessero fuoco all'isola. Ci sono persone che stanno male, che hanno bisogno di una casa. Stai tranquilla. Insieme rimetteremo tutto a posto. Dici davvero? Certo. Andromeda, io ti amo. Anch'io. Mi vuoi sposare? Sì, lo voglio.